Salve ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2, il canale migliore dell'universo conosciuto. Sto esagerando, il canale migliore d'Europa. Ho sparato ancora alta, il canale migliore d'Italia. Cioè di una parte dell'Italia, il canale migliore del Molise tra quelli che conosco io e che iniziano per Q. Salve ragazzi. Buongiorno. Volevamo fare un video dedicato all'Amazon Gaming Week che sta per terminare, terminerà praticamente domani. Perché arriviamo tardi noi, in effetti? Stavamo a dormire. No, perché dovevamo farlo venerdì, ma poi venerdì sono successe cose, abbiamo detto sabato e domenica evitiamo di farlo e lo facciamo lunedì. Ma perché il lunedì e il martedì ci sono comunque degli ottimi sconti, attenzione, attenzione. Quindi vi diciamo quello che per noi andrebbe acquistato se ne aveste la possibilità economica e la voglia e se vi servisse, se no chiudete il video e andate là. E parlando di sconti e di prezzi che vanno giù, è utile segnalare che a parte le periferiche da gaming c'è anche la carne che costa poco su Amazon, cioè la bistecca di scontona, cioè questa... Come fa la bistecca di scontona mentre sono vegano? Manco io la posso mangiare. Sì, ma dovrei farla a pezzettini piccoli piccoli e farmi un... Comunque, una tartata. Non perdiamo altro tempo, per cortesia. Ci abbiamo diversi oggetti che vi segnaliamo, poi andate a vedere. Noi vi mettiamo i link, se non cliccate su questi link in basso noi non prendiamo un soldo nell'affiliazione, quindi sappiatelo che se volete farci un torto, quando vi segnate i nomi andate a ricercarlo su Amazon. Ma sappiamo che siete pigri, non lo farete mai. Ma questo in generale su tutta YouTube Italia, mica sì, sono... non è solo noi, tutta YouTube Italia funziona così. Allora... Andate su tutti i punti se non cliccate. Allora, Corsair K70 è una tastiera meccanica, va in sconto, costa una botta di soldi perché si aggira intorno ai 130 euro, però se dovete cambiare una tastiera in una tastiera meccanica, noi l'abbiamo provata molto tempo fa e non è malaccio. Cosa dire di questa tastiera? È interessantissima perché voi avete davanti voi uno schermo e premendo dei semplici tasti si genereranno delle lettere sul vostro schermo, cioè se la fate vedere a un cavernicolo sta cosa dice oh madonna, magia però. Ancora avanti con un mouse sempre della Corsair, se volete bilanciare, volete fare una tastiera Corsair, un mouse, potete farlo. Mi sapete che se usate una tastiera Corsair, il mouse della Logitech non cambia niente. Non cambia niente, assolutamente niente. E se sì. L'alimentatore vai avanti. Corsair Scimitar Pro. Allora, è un mouse RGB ottico e bla bla bla. Costa intorno ai 70 euro, non l'abbiamo provato, però volevamo segnalarvi che era andato in sconto perché come al solito i mouse li dovete provare. Vi ricordiamo che su Amazon c'è una cosa bellissima, stratosferica, e voi chiedete il prodotto, lo provate, ovviamente non lo distruggete, non è che poi ci giocate a ping pong con il mouse, no, lo rimettete nella scatoletta e lo rimandate, al massimo pagate le spese di spedizione entro 30 giorni, quindi provate, vedete come va e poi lo rimandate. Perché il mouse è una cosa molto personale, per esempio, per la prima volta nella storia Redez ha preferito un mouse più economico rispetto a quello che uso io, i nostri due Logitech, sì. A me il suo fa schifo e quello mio mi piace, a me in genere piacciono i mouse da 10 euro, il mio mouse sembra un mouse da 10 euro ma ne costa 200. Visto che hai introdotto l'argomento, parliamo del tuo di mouse che come al solito ciclicamente va in sconto. Lo deve staccare perché deve fare il fregno, no? Vi faccio vedere, questo è un mouse che tu puoi staccare, cioè lo stacchi e lo attacchi. Stai a cliccare là, Sto cliccando, adesso per esempio da qui, no? Io posso addirittura chiudere Windows, faccio vedere, oppure posso evitare di chiudere Windows, lo staccate e lo attaccate. È finito? È un mouse molto bello, certo qua dentro ci sono briciole di qualsiasi tipo, perché io non lo pulisco mai, a me piace un po' rozzo il mouse, anche l'odore è pessimo. Si chiama G900 ed è andato in sconto, solo che abbiamo visto che qualche rivenditore su Amazon fa il furbetto, nel senso che aumenta di un botto il prezzo per poi metterlo in sconto e per far sì che lo sconto sia più evidente. Il magari furbetto, fa il figlio di puttana disgraziato per quanto fa vedi, il 30%, questo non solo in questo caso, ma abbiamo visti tanti di furbetti in giro, quindi fate sempre attenzione. Che cos'è questa strategia? È una strategia usata nella ristorazione.
tu praticamente hai un piatto di pasta, ci sono 5 rigatoni, fai, ma senti che cazzo mi dai il piatto vuoto, adesso ci penso io, tornano in cucina, prendono un piatto più piccolo e ti danno sempre gli stessi rigatoni, è lo stesso identico discorso. No, però è una cosa che c'è sempre stata con i saldi, ci sono state polemiche su polemiche di gente che aumentava i prezzi durante i saldi e giustamente per far sì che lo sconto fosse più evidente oppure per non farlo assolutamente lo sconto, perché se tu lo metti a 200 una cosa che sta a 100 e metti il 50% di sconto, da 200 a 100 sempre 100 euro, quindi, no? Però la gente dice, oh, è conveniente, compriamo. Andiamo avanti molto velocemente e vi parliamo del Logitech G233, che è la cuffia con microfono che vi abbiamo già più volte detto all'interno di questi video che facciamo molto spesso dedicati agli sconti che mettono su Amazon. Se voi andate indietro e ricontrollate, ci sta in sconto quasi sempre il G900 e queste cuffie qua. Assolutamente. Andiamo ancora più veloce, sempre con un paio di cuffie della Corsair, le Void Pro. Non le abbiamo provate. No. Qua noi ve lo diciamo, quello che proviamo e quello che non proviamo. Se è una cosa vale la pena di utilizzarla, ve lo diciamo in prima persona. Questo, lo sconto era abbastanza potente, però non sappiamo se il prodotto sia valido, quindi a voi sta l'ardua sentenza. Ed è una cuffia wireless, come dicevo prima, ma 7.1, quindi nel caso ascoltate bene anche ha lì. Ha preso meno di Kingdom Come, ma comunque è buono 7.1. Poi sempre tastiera economica ci abbiamo messo una della Trust GTX 890, ma perché era bassa col prezzo, non l'abbiamo provata. Se state vicino a Roma è un'ottima tastiera, perché la Trust Ever è un'azienda che sta da quelle parti. Prima di passare a qualche portatilino, vi voglio raccontare che ci sono, e per essere proprio par condicio, no? Per sì, trattare tutte le marche, perché così evitate di dire che ci pagano anche ogni volta. Stiamo trattando la Trust, ragazzi, attenzione. Vi diciamo che la Razer e la Corsair sul sito dell'Amazon Gaming Week, sempre ve lo mettiamo in basso, in descrizione, hanno delle pagine dedicate per mostrarvi tutti gli sconti che ci sono. Purtroppo non è andato in sconto il Raiju, il controller che stiamo provando della Razer e di cui vi porteremo presto una review. Stiamo parlando di questo controller qui, ci stiamo trovando veramente benone, però dobbiamo provarlo su qualche altro gioco. Per il momento ci stiamo giocando solo agli FPS, è un po' riduttivo però insomma. Sì, è un bel gamepadone, ma dobbiamo parlarvene in modo più approfondito. Comunque non c'è in sconto, altrimenti vi avremmo detto fiondatevi e sulla parola. Una cosa che non c'entra un cazzo con i videogiochi è la lampadina a controllo da app. In realtà c'entra con i videogiochi, perché ogni videogiocatore ha una postazione che più è colorosa e leddacchiosa e meglio è. Immaginate la vostra postazione che è grigia, brutta. Sai, non ci avevo pensato. Mosche morte. Tu ti metti invece queste lampade vicino al tuo schermo, anche come retroilluminazione per il monitor, che fa bene anche alla vista, e fai una gran bella figura, esattamente come ho fatto io, che ho delle cose leddose dappertutto. Sembra un porno shop, ma è una bella stanza. No, questa cosa non avevo trovato la correlazione, però in effetti sì, adesso va di moda. La retroilluminazione. Sì, ce l'ho pure io in effetti, però non avevo trovato, la mia cervella è un po' lento. Ci sono un sacco di giochi in sconto, se vi piace la copia fisica e non volete acquistare tramite G2A o siti affini, come al solito il link anche di quello è in basso, potete andare a comprare le copie fisiche da Amazon, le trovate in sconto, alcuni anche del 30-40%. Ma io mi compro la key, faccio prima. Sì, ma la key non la puoi ridare indietro a GameStop nel caso che il gioco ti deluda. E per rispondere ad una persona di cui non faccio il nome, che ci ha detto che non abbiamo capito un cazzo con The Last Guardian, perché abbiamo detto che è stato subito deprezzato, che non capiamo le meccaniche di mercato, all'epoca noi siamo andati da GameStop a chiedere, da 2-3 GameStop, a chiedere qual è il gioco che ti stanno rimandando più indietro. The Last Guardian. Dinamiche di mercato. Dinamiche di mercato anche di cui non capiamo. Comunque, andiamo avanti. Riparliamo di mouse e tastiera, un altro combo della Corsair, M65 Pro il mouse e la Strafe che abbiamo provato, ed è una ottima tastiera per quanto mi riguarda, veramente veramente ottima. Sono andato tutti e due in sconto, non è uno sconto fortissimo, ma se siete appassionati di questo tipo di cose, andategli a dare uno sguardo. Diciamo che con quello che risparmiate, con questo piccolo sconto di questa tastiera, vi ci esce una pizza, una birra, non è male.
Sì, è così. Allora, chiudiamo con i portatili, come vi abbiamo detto all'inizio, anzi no, a metà video in realtà, vedi? Sì, ormai faccio tempo, disinformazione all'interno del video stesso. Tempo viola. C'è l'Acer Nitro o Nitro? Sì. Acer Nitro. Al 36% di sconto, c'è una 1050 Ti con 250 giga di SSD e 1 tera di archiviazione. Com'è l'alimentatore? Non lo so quanto è grosso l'alimentatore, però sta al 36% di sconto. Vi consiglio di andarlo a vedere perché starà intorno ai 1000 euro e per un computer di questa fascia... Mi sto facendo i conti. Costo qua sicuro c'è un alimentatore di merda sotto. E c'è l'HP Omen, di cui non abbiamo avuto l'opportunità di vederli da vicino e trattarli, però c'è assolutamente da dire che stanno al 20% di sconto. C'è l'HP Omen da 1070, con la 1070 su sempre 256 giga di SSD e 1 tera di hard disk. Insomma, andate a dargli uno sguardo. Per chiudere ancora di più, gli schermi, ovviamente, che fanno parte della categoria, sono andati in sconto e c'è un monitor curvo però da 35 pollici che noi abbiamo visto solo in ambito fieristico, che sono quelli così molto stretti e curvi, e sta a 6,50 euro ed è un prezzo strabiliante. Sapete perché? Perché era un monitor dritto, è finito sotto un trattore. Adesso ho preso questa 779 euro. Non è un monitor per tutti. Stiamo parlando di un altro monitor. Non è un monitor per tutti, però dategli uno sguardo, soprattutto alla categoria degli schermi, se vi dovessero interessare, se siete in un periodo di cambiamento. Fino a domani avete la possibilità di risparmiare qualcosa, poi a luglio se ne parla. Tra l'altro, se lo trovate di seconda mano, anche se non funzionante, potete utilizzarlo, perché è da poco nato negli States, uno sport molto molto bello che prevede infilzare dei monitor con una spada, la scherma per l'appunto. Noi ci vediamo ci vediamo al prossimo video, sempre con dei consigli. Scusate, mi scuso io.